Buongiorno ragazzi, oggi vi volevo far vedere come pulire l'argento con il metodo dell'elettrolisi a freddo. In descrizione trovate un link al blog dove si vede altri due metodi per la pulizia dell'argento. Uno è quello con il bicarbonato che deve essere sfregato sui metalli, l'altro è quello con il succo di limone. In caso di argenteria o comunque oggetti preziosi non ve li consiglio perché tendono a rigare anche se minimamente l'oggetto e quindi è necessaria una successiva lucidatura che magari non tutti sono in grado di fare. Quelli che vedete qui sono i miei cucchiaini da caffè e come vedete, siccome si usano poco, come tutta l'argenteria, hanno iniziato a prendere il loro colore nero, tipico dell'ossidazione dell'argento. Qualcuno è più evidente, qualcuno meno, ma in ogni caso sono da pulire. Per quanto riguarda l'argento, esistono dei prodotti appositi che rimuovono le ossidazioni e li proteggono anche dal successivo ricrearsi delle stesse. A me non piacciono tanto perché, come sapete, sono appassionato di storie e collezionismo e il fatto che la patina non venga a ricrearsi è in certi casi un danno. Sull'argenteria uso domestico si potrebbero usare tranquillamente, anzi vi evitano delle fatiche. Oggi però parliamo di elettrolisi a freddo. In cosa consiste? Semplicemente nel mettere a contatto tra loro due metalli diversi che hanno un diverso potenziale elettrico. In poche parole andiamo a creare quello che creò Volta quando fece la sua prima pila. Alcuni metalli tra loro, se messi a contatto, sono in grado di generare una piccolissima differenza di tensione, o potenziale elettrico che dir si voglia, che crea quindi tra di loro una piccola corrente. Questa piccola corrente è in grado di generare un'elettrolisi. Quindi uno dei due metalli tenderà a disgregarsi e le particelle di questo metallo andranno a depositarsi sull'altro metallo. In questo caso noi vogliamo che le particelle di ossido presenti sull'argento si disgreghino e vadano a depositarsi sull'altro metallo che andremo ad utilizzare. Nel caso specifico dell'argento si usa l'alluminio e quindi basterà mettere in un contenitore un po' di alluminio, l'argento, dell'acqua e una sostanza che faccia da conduttore, come ad esempio del bicarbonato. Vediamo come fare. Io ho preso un contenitore d'acciaio, ma questo non è importante, potete usare quello che volete, vi faccio vedere dopo il perché io l'ho preso d'acciaio. Un pezzo di carta d'alluminio, i nostri cucchiaini da pulire e il classico bicarbonato di sodio. Sono andato a creare una specie di nido in cui vado a inserire i cucchiaini. Più riuscite a far avvolgere l'oggetto da pulire dall'alluminio e meglio è, perché la corrente aumenta e quindi la pulizia viene meglio. Cercate di disporli in modo che ogni cucchiaino abbia entrambe le facce libere, in modo che la pulizia possa avvenire su entrambi i lati. A questo punto basta aggiungere il bicarbonato e l'acqua in modo da ricoprire. Nel momento in cui aggiungete l'acqua, la reazione avrà inizio. Per velocizzare potete scaldare l'acqua. Sono le 11:27 e ho appena messo i cucchiaini sul fuoco. Sono le 11:30 e come vedete il colore è già nettamente diverso. Ok, sono passati altri 5 minuti, ha iniziato a bollire. In questo momento la reazione è molto veloce,
Nel frattempo mi è arrivata una telefonata che mi ha tenuto impegnato fino adesso. Avevo spento l'acqua in modo che non bollisse. Un consiglio che vi volevo dare prima che arrivasse la telefonata è: quando li tirate fuori, non toccateli con le mani, perché l'argento è un metallo estremamente conduttore di calore, quindi vi bruciate molto velocemente. Un altro consiglio che vi do è di tenervi vicino una ciotola con dell'acqua per buttarli a bagno in modo che si raffreddino e soprattutto si tolga il bicarbonato, perché se glielo lasciate sopra, quando lo strofinerete con un panno, quello ha un forte potere abrasivo e ve li riga tutti. In ogni caso, come vedete, la pulizia è praticamente perfetta. Tenete conto che questo l'ho solo messo a bagno e tirato fuori dall'acqua, senza neanche ancora strofinarlo con uno straccetto. Ed eccoli qua puliti, come vedete, direi che sono perfetti. Ce n'è forse uno che bisognerebbe ancora mettere a bagno, ma in 10 minuti si fa tutto. Quindi, ricapitolando, l'elettrolisi a freddo la possiamo usare per pulire l'argento o leghe di argento. Funziona anche sul bronzo, ma comunque sia gli effetti sono molto ridotti, quindi non ve la consiglio. Cosa è necessario? Semplicemente un contenitore con dell'acqua e del bicarbonato che fa da conduttore e un pezzo d'alluminio. Addirittura, se usate le vaschette da forno che sono in alluminio, vi evitate di aggiungere la carta stagnola, come ho fatto io ad esempio. A questo punto potete mettere il tutto a riscaldare. Io addirittura ho portato a ebollizione. In quel modo la reazione è molto veloce, quindi in 5 minuti, massimo 10 minuti, fate tutto quello che serve. Oppure potete lasciare a bagno al freddo o su un termosifone. In quei casi la reazione è molto più lunga, servono da un minimo di mezz'ora a salire. Una cosa su cui dovete stare molto attenti è: prima di strofinare l'oggetto con lo straccio, è quello di lavarlo per togliere il bicarbonato che è rimasto dal bagno. Come vi ho detto all'inizio del video, in descrizione trovate il link al blog con una descrizione in cui ho usato altri due metodi per pulire l'argento. E se volete rimanere aggiornati sui nuovi video, iscrivetevi.